Ciao ragazzi, scusate l'introduzione prima del video, ma voglio spendere alcune parole riguardo al mio canale. Ultimamente ho visto crescere il numero di iscritti su questo canale, forse dovuto al fatto che ho caricato alcuni video dove mostro i miei sketch. Proprio per questo ho deciso di fare una serie a cadenza settimanale, ogni 10 giorni, adesso vedremo, dove mostro le mie tecniche e parlo illustrazioni in generale, pin-up, eccetera. Alcuni di voi mi conoscono su Facebook, altri impareranno a conoscermi qui sul mio canale. Ora vi lascio al video e buona visione. Allora, come vedete il disegno già è fatto, avevo intenzione infatti di fare un video solo sulla tecnica che uso per realizzare le sfumature, non per il disegno. Per il disegno prossimamente ci sarà un altro video. Allora, inizio con una matita 2H a passare le prime zone d'ombra, a disegnare le prime zone d'ombra. Come vedete sono una serie di linee molto vicine. Si continua questo lavoro anche sugli occhi, intorno al naso. Le sfumature sono molto leggere, poi i potenti mezzi della tecnologia non mi consentono di realizzare dei video altamente definiti. Comunque cercherò di organizzarmi mano bene o male per i prossimi video, se avranno un certo seguito. Comunque, si continua a passare la matita nelle varie zone del volto, dove sono le ombre, sulle guance, sempre mano molto leggera, mi raccomando. Ok, diciamo che per ora le sfumature sul viso le abbiamo passate, almeno questa prima parte delle sfumature. Diamo gli ultimi ritocchi e ci siamo, ok. Quello che andrò a fare adesso è cercare di rendere le sfumature più uniformi, senza lasciare i trattini della matita. Per fare questo basta usare un pezzo di carta. È una tecnica che molti artisti usano per il carboncino, io uso per la matita. Sinceramente per questo genere di carta, che è la carta delle moleschine, sono veramente ottime, non ci sarebbe bisogno neanche di usare un fazzoletto per sfumarle, ma in questo caso, visto che voglio far vedere qual è la tecnica che uso per il 99% dei miei disegni, vi mostrerò come farle. Allora, ovviamente usate un fazzoletto pulito, è meglio, e iniziate a passarlo molto piano sulle sfumature. Fate attenzione perché, visto che la matita che uso è la stessa sia per le outline che per le sfumature, se passate troppo forte il fazzoletto andate a cancellare anche le linee del disegno. Siamo avanti così, piano piano, sempre molto delicati. Vedrete che le sfumature diventano molto più uniformi, non si vedono i trattini. Insomma, questo diciamo è il segreto. Anche se andate su YouTube, comunque, soprattutto se cercate video su gli artisti che usano il carboncino, troverete decine e decine di video in cui viene mostrata questa tecnica, se così possiamo chiamarlo. Potete usare ovviamente un fazzoletto oppure anche un pezzo d'ovale. Adesso, sempre con la 2H, torno a passare ancora la matita per renderla ancora più scura. I passaggi saranno sempre gli stessi. Matita, fazzoletto, matita, fazzoletto. Uso, diciamo, per i primi tre passaggi sempre la stessa matita. Poi, mano a mano, andrò ad usare matite sempre più morbide per realizzare comunque sfumature più profonde. Si continua a passare sempre la matita, sempre molto leggeri, mano a mano il disegno prenderà profondità, mano a mano che andremo ad aggiungere sfumature sempre più scure. Adesso prendiamo il fazzoletto, potete usare ovviamente anche un pezzo di cotone o vatta, cotton fioc, dipende come vi trovate meglio, io trovo bene con i fazzoletti di carta, insomma non li uso solo per soffiarmi il naso. Mano a mano, vedete, passando sopra, sempre molto leggeri, le sfumature diventano molto più uniformi, non ci sono i fastidiosissimi segni di matita, che in alcuni casi sono belli a vedersi, ma dipende sempre dallo stile che si vuole utilizzare. Io tendo a fare sempre delle sfumature molto morbide, direi che è per questo che la gente apprezza i miei lavori. Il fatto che andrete leggermente fuori non è un problema, perché potrete tranquillamente poi cancellare la matita. Adesso qui sono andato leggermente avanti, ovviamente il video non è in live perché ero preda di uno spaventoso attacco di allergia,
e iniziamo a lavorare sugli occhi. In questo caso uso una matita, una mina 2B, bella appuntita in modo che venga bello scuro, e piano piano si inizia a lavorare sugli occhi. Uso lo sfumino per sfumare le parti più piccole. Si continua a lavorare piano piano. Ovviamente uso delle foto di referenza, non è frutto della mia fantasia. Magari qualcuno di voi avrà riconosciuto la modella che è Rachel Rocks. Diciamo che non è proprio una modella, però va bene. Come vi ho detto prima, molti di voi già sanno il tipo di disegni che faccio, ma soprattutto le modelle che ritraggo. Mi piace fare dei lavori dove il contrasto è bello alto, quindi le mie sfumature non sono mai troppo profonde, diciamo, c'è sempre queste sfumature leggere, poi questi occhi molto neri, anche le outline sono molto marcate, per questo diciamo che non sono proprio dei ritratti quelli che faccio. Ovviamente anche l'anatomia è abbastanza esagerata. Andate sempre piano, cerco di utilizzare la gomma il meno possibile. Quindi preferisco andare piano in modo che gli errori si possano correggere, magari. Di nuovo lo sfumino. E così via, insomma, si lavora sempre in questo modo. Lo sfumino è utile, non lo uso, diciamo, proprio per sfumare la matita, spesso essendo molto. Molto marcato, mi serve anche per scurire alcune parti, per rendere più scure, come sto facendo in questo momento. Ok, come vedete sono andato avanti, ovviamente la tecnica che uso è sempre la stessa, matita, sfumino, fazzoletto, gli strumenti fondamentali sono quelli. Adesso vado a lavorare, diciamo, vado a lavorare sulle labbra. La tecnica è la stessa che uso per gli occhi. Solo che probabilmente sulle labbra non è necessario andare usare troppo lo sfumino, eccetera, eccetera, perlomeno visto che i dettagli sono piccoli. Parto sempre dalle parti più scure per poi lavorare su quelle più chiare. Ovviamente, ragazzi, il video è tagliato perché non voglio fare dei video troppo lunghi, sicuramente sarebbero noiosi. È uno dei miei primi video, quindi sono anche abbastanza imbarazzato, mi sento veramente un idiota a parlare davanti alla webcam, però mano a mano ci farò l'abitudine. Sempre piano piano, piccoli tratti. Il lavoro lo potete vedere non censurato e completo sulla mia pagina, sul mio blog. Trovate tutte le informazioni sotto. Ovviamente, se avete delle domande, fatele. Sarebbe interessante che lasciaste delle domande su questo video, in modo che nel prossimo video cercherò di rispondere a tutte le domande o alcune di loro. Ho molte cose in mente, molti progetti per questi video, cercherò piano piano di realizzarli nel migliore dei modi. Ok. Come vedete, anche sulle labbra il contrasto è parecchio alto, ci sono questi grigi abbastanza scuri, poi dei pezzi completamente bianchi. Bene o male si lavora sempre così. Si lavora sempre così. Mi piace che ci sia sempre anche un bel contrasto sulle labbra che le rende belle lucide, belle grandi. Ok, l'ultimo passo è quello di andare a marcare le outline che già abbiamo disegnato. Io la parte più semplice, ma quella che mi piace di più. Mi piace molto lavorare sulle outline, soprattutto in questo contrasto tra delle linee dritte, angoli e curve esageratissime. Si passa, in questo caso sto utilizzando una F. Sinceramente, ragazzi, forse è dovuto al fatto che non ho preparazione artistica, non vado molto al fatto di utilizzare una F per le outline, poi un HB, una 2B. Vado molto a
sensazione, spesso non guardo neanche la durezza della matita. O perlomeno in questo caso ho usato una F, magari sullo sketch precedente per fare l'outline ho usato un H o un HB. Il risultato alla fine è simile. Sicuramente sto dicendo una bestemmia per molti di quelli che hanno fatto magari gli artisti, però. Il risultato alla fine mi piace. E spero piaccia anche a voi, insomma. Si continua così, sempre molto piano piano. Ovviamente qui la mano un pochino più pesante per marcare bene è necessaria, insomma. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuto o meno. Lasciatemi dei like o dei commenti, soprattutto per farmi capire se siete interessati alla serie. Quindi, se siete interessati, sicuramente farò altri video dove mostrerò i miei disegni, i miei sketch. Soprattutto io lavoro su degli sketch, come molti di voi già sanno. Sotto nelle informazioni trovate tutti i link alle mie pagine Facebook, Twitter, il blog dove ci sono i lavori non censurati. E che dire, buona giornata a tutti e al prossimo video.